Buonasera a tutti, saluto anche tutte le persone che sono collegate con noi attraverso Maria TV. Questa sera abbiamo padre Andrea Brustolon che ci parlerà di Denon de Saint-Maclou, che è il fondatore, ce lo spiegherà poi lui, dell'ufficio medico di Lourdes. No? Gli diamo il benvenuto. Io voglio solo dire alcune piccole. Se c'è qualche persona che ancora è la prima volta che viene, ci fa piacere se vuoi compilare quel foglietto, lasciarci i dati in modo che possiamo mandare inviare i programmi quando abbiamo un foglietto là al banco prima di andare via. Così riceverete sempre i nostri programmi a casa. Se qualcuno volesse fare qualche domanda al relatore, può scrivere alla nostra casella mail, che io verso la fine controllerò, info@chicercatrovaonline.it. Quindi se c'è qualche domanda scrivetela lì e vi facciamo rispondere. Saluto tutti e si presenterà anche meglio da solo. Grazie. Soprattutto deve presentarci, spiegarci la faccenda dei gelati. Okay. Io ringrazio subito Angela e Lucia di questa occasione e ringrazio voi della vostra presenza. Beh, anzitutto magari preciso ancora meglio come mai, chi sono io e che legame ho poi con Lourdes. Io sono un sacerdote degli Oblati di Maria Vergine, questo? Sì, ma non dipende da noi, ho già fatto. Io sono un sacerdote degli Oblati di Maria Vergine e faccio un po' delle ricerche storiche, seguo adesso una casa di esercizi spirituali che è ABU, anche stasera torno su ABU, e di colpo anni fa ho avuto due telefonate, una da Lourdes e una dal sindaco di Montelupo d'Alba, e da Lourdes mi chiamano chiedendo informazioni su questo personaggio e le chiedevano a me, da Lourdes. E l'altro è il sindaco di Montelupo d'Alba che chiedeva informazioni su Berchialla, che è diventato poi arcivescovo di Cagliari e che poi era suo amico. Io dico, ragazzi, quando ho tempo vi rispondo, faccio le ricerche, qualcosa sapevo di tutti e due, però come ho cominciato a fare le ricerche, all'inizio stavo scrivendo la vita del vescovo di Cagliari, Berchialla, poi facendo le ricerche ho scoperto sempre più questo personaggio, che tra l'altro lui quando è rimasto vedovo, poi come dirò, è entrato a vivere con il mio istituto, noi siamo Oblati di Maria Vergine. Allora ho fatto le ricerche che mi hanno preso 5 anni, le ricerche che ho condotto in Belgio, Francia, varie parti, dalla Normandia, Parigi, poi in Nizza, Aix-en-Provence, Lourdes, Tolosa, eccetera, in Italia varie parti, anche negli archivi Vaticano. E ho scoperto un personaggio notevole, e tra l'altro sono rimasto anche colpito, ma oggi questo credo non sorprende, un personaggio dimenticato. Infatti chi conosce Lourdes oggi potrebbe farsi delle domande, cioè dire, Bernadette è vero, ha avuto l'apparizione ma poi è andata via. Come ha fatto Lourdes a evolversi e a rimanere quello che è fino ad oggi? Cioè dopo che Bernadette se n'è andata via, è sparita, cioè è andata a vivere a Nevers, che è lontano sia oggi sia soprattutto ieri, ma Lourdes, la storia di Lourdes, come è proseguita? Chi va oggi anche a Lourdes cosa troverà nelle biblioteche, librerie? Troverà la storia delle apparizioni e la storia del barigliere a Lourdes, la storia, non so, del medico che va a Lourdes, la storia del giornalista che va a Lourdes. Però io, essendo storico, mi chiedo, ma tra ieri e oggi qual è il nesso? E ho scoperto questa figura straordinaria. Allora diciamo anzitutto in breve qualcosa di lui. Lui è nato in Normandia, è nato nella zona, diciamo, di Santa Teresina di Lisieux, ecco. Quindi è un normanno, in Francia normanno vuol dire testa dura, testone, e quindi viene dalla parte nord, e lui viene da una famiglia di militari, tant'è vero che da ragazzo lui decide di entrare in quello che era la West Point, che è la West Point francese, che è Saint-Cyr, dove ha studiato anche De Gaulle. Quindi lui ha avviato la carriera militare, ma dopo poco tempo gli dicono che secondo loro non ha la salute per proseguire e quindi deve cambiare. Allora lui decide di studiare a Versailles, studiare agricoltura,
perché i suoi avevano grandi terreni, avevano molti contadini, e quindi decide di studiare agricoltura per aiutare anche i suoi contadini. E nel frattempo, terminati gli studi, si sposa. A quell'epoca la legge dello Stato era che per sposarsi ci vogliono 20 anni. Lui invece ne ha 19, chiede la dispensa anche perché sposerà sua cugina. E chiede la dispensa anche e sposa un grande amore con sua cugina, non avranno figli. E, però come torna con la moglie, lui si dedica ai contadini e si accorge che per i contadini vi è un grave problema, quello di ammalarsi. Perché quando un povero si ammala, sono guai, non hai i soldi per il medico. E scopre che in Normandia, in genere, un malato povero cosa fa? Se c'è il mal di denti, c'è Santa Apollonia, se c'è quella malattia, c'è San Pellegrino. Cioè, e per la vista, ognuno ha il suo santo di riferimento, con delle cure anche naturali che sono utili. Però ci vuole un aiuto medico e solo i ricchi potevano permetterselo. Non esistevano nelle campagne il medico. Solo... Allora dice, ma studio medicina, così aiuto i miei contadini. E pensava di fare 3 anni come medico condotto, poi vedono che ha i numeri e si laurea in medicina a Lovanio, in Belgio. Quindi con il massimo dei voti. Allo stesso tempo lui è uno storico, gli piace fare ricerche di archeologia, di storia, un esperto della fotografia, esperto in botanica, è un uomo che ha vasta cultura, soprattutto poi diventa un grande esperto in filosofia, gli piace San Tommaso d'Aquino, perché il suo parroco ha ridotto la Summa Teologica in un volume per i laici, diceva i laici devono essere formati, e pensate a un parroco di campagna che fa un volume perché i suoi laici studino la filosofia di San Tommaso. Questo nell'Ottocento, nell'Ottocento. E quindi lui studia San Tommaso, è un grande esperto, e quindi ha una cultura veramente esperto anche di diritto, conosce molto bene il diritto, tanto è vero che lo faranno anche sindaco del paese, perché ha non solo la grande teoria, ma il primo piano. E lui fa solo il medico dei poveri, i ricchi lui non li visita, non li vuole sapere. Dice, voi avete i vostri medici. Per cui scappava, quando venivano i ricchi lui scappava, e non c'era. Era, e per i poveri era gratis, quindi lui aveva bene i suoi interessi. Se non che poi capita anche il Concilio Vaticano I e lui viene giù a Roma perché è molto interessato del Concilio, non tanto per il tema dell'infallibilità del Papa, ma lui interessa il tema del rapporto fede e ragione che si è dibattuto al Concilio Vaticano I. Lui è convinto che con la sola ragione tu arrivi a, attraverso la rivelazione naturale, tu arrivi al contatto con il soprannaturale. Cioè studiando il creato, la natura, tu arrivi al contatto con Dio. Soprattutto è usando la ragione che tu arrivi alla fede. Per cui lui sostiene e difende il ruolo della ragione. Oggi invece i nostri ragazzi quando vanno a scuola cosa sono abituati a sentire? Un conto la ragione, un conto la fede. Un conto quello che dice il prete all'altare la domenica, un conto è dal lunedì. Sono due cose diverse. Tant'è vero, permettete la battuta, siamo in Italia schizofrenici. Cioè, ormai abbiamo un conto la fede e un conto la realtà. Abbiamo ormai i paraocchi. Invece per lui era normale che la verità è una sola. E poi soprattutto San Tommaso ha educato a cercare la verità nel dialogo, cioè mettendosi in confronto, dialogando. E quindi arriva, viene al Concilio Vaticano I, conosce parecchie personalità, scrive per il giornale Le Monde, eccetera, eccetera. E quando torna purtroppo c'è l'infelice guerra contro la Prussia dove Napoleone III nella battaglia di Sedan perde il trono e fugge, è fatto prigioniero, una sconfitta sonora, i prussiani invadono, lui aiuta i suoi contadini, aiuta anche le donne in cui i mariti sono stati in guerra eccetera, ma in quel frattempo la moglie peggiora di salute e lui dice beh mia moglie, allora lascia la Normandia e si trasferisce a Nizza, la moglie ha bisogno di aria mediterranea. Arriva a Nizza e quello che fa nel porto di Nizza, lui fonda la San Vincenzo, cioè mentre da Nizza è partito Garibaldi, per le sue scorribande, diciamo così, lui invece nel porto di Nizza fonda la San Vincenzo per i poveri. Ma la mentalità che lui ha della San Vincenzo è questa, io ho fatto le ricerche anche lì a Nizza, non so, è un esempio lampante, un signore viveva col suo mulo, aveva 6 figli e faceva, diciamo così, il trasportatore.
Devo fare il trasloco, arrivo io con il mio carrettino e il mio mulo, facciamo il trasloco. Manteneva i sei figli e la famiglia, se non che è morto il mulo. Allora lui si rivolge alla San Vincenzo. Cosa fa lui? Gli compra il mulo. Questo non è che gli dà il pacco da mangiare, ti do il mulo, così ti arrangi. Cioè, questa era la mentalità sua di aiuto della San Vincenzo. Ecco, proprio far sì che la persona sia indipendente, libera e continui. Quindi fonda la San Vincenzo nel porto, fonda la rivista diocesana di Nizza. Io anche anni fa, quando ho fatto le ricerche, sono andato a Nizza, ormai sono amico degli archivisti giù, anche di quelli del dipartimento, e ho chiesto, devo fare le ricerche sul fondatore della rivista. E chi è? Mi dicono a Nizza. Cioè, io chiederlo a voi, no? Si chiama Adino de Samaclu, ma non ho mai sentito. E poi scoprono che era vero, per dire, anche loro non sapevano che il fondatore era un laico, non un prete, cioè un laico. E mi ha colpito nel primo editoriale della rivista per la diocesi di Nizza, dice che il dramma di oggi è l'ignoranza dei cristiani. Dice il 1800, 1800, dice il dramma di oggi, la rovina, è l'ignoranza dei cristiani. Notate che lui aveva partecipato al Concilio Vaticano I, dove ha visto il grande pericolo del fideismo. E mi sembra che oggi, anche in Italia, siamo ritornati tante volte a un fideismo. Cioè, la mia fede mi dice questo, basta, è chiuso l'argomento, è così, basta, non mi dice la mia fede, basta. Invece già San Pietro dice che bisogna rendere ragione della fede che noi. E poi non basta dire, non so, la cultura dice questo, ma la mia fede dice questo. No, dobbiamo camminare insieme. Quindi, infatti è la mentalità che bisogna costruire ponti, non mura. Ecco, questa è una mentalità anche oggi dilagante, no? Purtroppo. E quindi lui fonda il bollettino di Nizza, dove questa mentalità subito dall'inizio, cioè bisogna veramente imparare, e il cristiano deve essere preparato. Tant'è vero che la San Vincenzo, una cosa che faceva, diffondeva il libro, quindi il buon libro. Questo non è solo dare il pacco di zucchero o di pasta, è anche aiutare ad avere la cultura, perché, come ha detto anche Papa Francesco, bisogna arrivare alle periferie, anche alla periferia della cultura. Non è solo i poveri, c'è anche la povertà culturale su cui bisogna lavorare. Quindi lui fonda il bollettino della diocesi, fa in tante opere, si rende anche odioso, ovviamente uno che pensa così si rende odioso, e se non che a un certo punto la moglie anche si aggrava, e a un certo punto la moglie gli dice portami a Lourdes. Lui, grande credente, in Normandia c'è un bel santuario, Notre Dame de la Delivrande, anche a Nizza c'è il santuario verso di, insomma, Monte Carlo, Notre Dame de Laghetto, dove lui anche va spesso, infatti sulla rivista della diocesi mette Notre Dame de Laghetto, e dice andiamo a Lourdes, nessun problema. Però come medico sa che la moglie non ce la farà. Io credo che sia una grande frustrazione per un medico aiutare tutti tranne che i propri parenti. Questo sia una frustrazione massima. Posso aiutare gli altri, ma non aiuto le persone mie più care. E lui prova anche questa frustrazione immensa. Per cui porta la moglie, sa che alla fine lo sa, però è mia moglie che mi chiede di andare a Lourdes e io la porto. Ovviamente arriva a Lourdes, guarda caso lui arriva a Lourdes un mese dopo che c'è andata un'altra grande normanna, che è Azélie Martin. E sapete che la mamma di Santa Teresina, il papà era andato a Lourdes già un paio di volte, il papà a Lourdes a un certo punto va a pregare la grotta e vede una signora che lì non riesce a togliere un sasso dalla grotta, allora va lui, Luigi Martin, va lì e toglie questo sasso dalla grotta. Lo toglie anche a me, lo toglie anche a me, insomma, è arrivata la guardia comunale col papà, con il beato Luigi Martin, no? Allora lui Martin dice a un certo punto a Zélie, vai anche tu a Lourdes. E tutti i figli chiedono, mamma vai a Lourdes. Lei va a Lourdes, ma la preoccupazione di mamma non è tanto per la sua salute, lei ha tumore al seno, ma la sua grande preoccupazione è la figlia più grande, Leonie, che aveva problemi e poi si scoprirà che era stata, diciamo così, la badante, che aveva creato dei problemi psicologici alla ragazza quando era piccola. Allora lei va a Lourdes
e soprattutto vuole che è un viaggio disastroso, dirà Zeli, mentre era in treno c'era la suora dolce dolce, le suore volete caffè, come arriva davanti a lei, si inciampa, tutto il caffè gli arriva addosso, questo è il suo viaggio in treno, come scende dalla stazione ha una cosa carissima, il rosario della zia, lo perde perché deve guardare le bambine, quindi tutto un disastro quel viaggio, dice Zeli Matteo, ma come arriva alla grotta subito diventa serena, perché sente che la Madonna ha accolto la preghiera, cioè aiuterà Leonie, ma sente già nella grotta che lei non sarà guarita. E quindi quando tornerà tutti la trovano serena, pensano che è guarita, invece poi morirà. E lui arriva un mese dopo, sta a Lourdes, vede Lourdes, e tra l'altro la moglie sua muore a Lourdes, muore a Lourdes. La moglie, guarda caso, è imparentata con la famiglia di Saint-Exupéry, guarda caso, e sapete come Antoine de Saint-Exupéry ha detto che l'essenziale è invisibile agli occhi, sembra una frase da usare a Lourdes, proprio non a caso la moglie sua è imparentata con i Saint-Exupéry, che andavano anche in villeggiatura sua in Normandia, in casa sua. E quindi tanto lui è in contatto con Peyrama, il parroco di Bernadette, che gli dice anche a lui che la Madonna ha detto non ti prometto di farti felice in questo mondo. Come muore la moglie, decide di rimpatriare il corpo, di portarlo a Nizza, fa delle spese enormi, lo riporta a Nizza, e lui decide di andare a pregare la Sainte Bonne. Sapete che la tradizione vuole che a Marsiglia, vicino a Marsiglia, sulla Sainte Bonne, è vissuta a 33 anni Santa Maria Maddalena, che è quando è evangelizzata, che è vissuta. E lì c'era un convento, tenuto ancora adesso ci sono i Domenicani, era stato fondato dal padre Lacordaire, e quindi si ritira lì per decidere cosa fare della sua vita. E lì sente che deve legarsi agli Oblati di Maria Vergine, quindi al mio istituto. Quindi ritorna a Nizza, ha già problemi per la rivista diocesana, perché lui portava avanti delle idee certamente non clericali, cioè portava avanti delle idee dove veramente il laico deve fare cultura, si deve interessare, deve essere preparato, non devozionistico. Ed entra così, fa la domanda per entrare alle Oblate di Maria Vergine. Il mio istituto ha avuto la saggezza, che l'ha avuta il mio fondatore Parlanteri, che un laico di per sé non deve entrare da noi a fare i voti e ne facciamo un frate, ma si può benissimo collaborare con i laici, tu vivi da laico, vieni da noi e ci porti la tua esperienza. E guardate, guarda caso lui, in quegli anni da noi, fa una cosa straordinaria. Lui, pensate che negli anni dal 1877 in poi, lui fa le conferenze a noi preti del rapporto tra medicina, teologia, psicologia e diciamo anche sociologia, e dice un buon sacerdote deve conoscere la medicina, questo lo dice nell'Ottocento, non può essere un buon sacerdote se non conosce cosa avviene nell'animo della persona per problemi naturali, per problemi psicologici. Oggi invece che siamo un po' compartimenti stagni, tante volte diciamo io faccio il prete e non faccio il psicologo, io faccio il prete e non faccio il medico. Oggi abbiamo una cultura compartimenti stagni, un po' povera mi viene da dire, non la condivido la cultura di oggi. E invece lui dice ai sacerdoti devi essere preparato, tant'è vero che lui era esperto in Normandia grazie a un medico che pensava di essere in fin di vita, si è avvicinato alla trappa e poi invece viene miracolosamente guarito. Allora nella trappa fonda la scuola di medicina, dove andavano tutti i giovani, lui pure è andato a studiare anche lì, e questo medico ha studiato anche i casi psicopatici, falsi veggenti, veri veggenti, e lui è preparato su questi temi, il vero veggente, il falso veggente, dov'è la psiche, dov'è la realtà, dov'è la visione, queste cose le studia. Allora quando a un certo punto gli amici di Nizza vanno a Lourdes, gli amici di Nizza, perché Lourdes è una meraviglia, perché viene la storia di Lourdes, tutto viene, sembra una regia che non è umana nella storia, io lo dico da storico perché non ho la storia, ma ti accorgi che c'è una regia che non si spiega. Se permettete, le persone che hanno molta ideologia e pochi documenti dicono che a Lourdes c'è dietro tutto un complotto dei frati, e qui mi riferisco ad Augias o di Freddi, autori che ho studiato bene. Io tutti i libri che parlano male di Lourdes, che conosco, li ho tutti comprati.
per vedere se dicono qualcosa di sensato che vale la pena. A volte devo dire che mi cascano le braccia, come puoi essere famoso, scrivere quattro scemate e il tuo libro è venduto. E magari stasera verrà presentato porta a porta, verrà, intanto è pieno di scemate e non c'è un lavoro di archivio. Oggi è facile scrivere un libro senza andare in archivio. Uno prende un libro, prende un altro libro, poi ci aggiunge le sue idee e fa un nuovo libro. Cioè io tante volte, quando vado negli archivi a fare le ricerche, sono solo. Cioè, proprio negli archivi, andando al documento originale, sono solo. E mi chiedo come fanno questi, stanno illuminati, a scrivere senza andare ai documenti originali. Sono dei geni, Non siamo in una cultura di geni in Italia in questo momento. Il che mi casca le braccia quando leggono i testi. Allora, quindi gli amici vanno invece a Lourdes e si accorgono che a Lourdes c'è qualcosa che manca, diamoci da fare. Quindi quelli della San Vincenzo vanno a Lourdes e fondano la San Vincenzo a Lourdes, Pergamon non lo voleva, ma riescono a fondarla, per assistere i poveri, ma anche i malati poveri. E chiedono a Dunò, senti d'estate, vieni a darci una mano, è una marea di pellegrini, vieni a darci una mano. Lui va a Lourdes e si accorge, con l'esperienza che ha di uomo dotto, di uomo pratico, che Lourdes ha due grossi problemi. Ha il grosso problema del fanatismo. Cioè in tutti i grandi luoghi di fede e anche di vere apparizioni, sempre si annida il pericolo del fanatismo. E poi c'è l'altro pericolo della disorganizzazione. Parliamo prima della disorganizzazione, poi torniamo al fanatismo. Allora, disorganizzazione, lui si accorge, oggi è normale, uno va lì, c'è chi ti fa il bagno, cioè sembra normale, cioè quello dell'ospitalità Notre Dame de Lourdes, oppure parti dall'Italia, c'è Oftal, Unital, si volontari della sofferenza, oggi è tutto organizzato, ma una volta non era così. Allora lui fonda lui le regole di quella che sarà l'ospitalità Notre Dame de Lourdes, di cui lui è uno dei cofondatori, può essere anche il terzo presidente. E quindi fonda le regole di come, non so, regolare le processioni, l'aiuto alle processioni, il servizio alla grotta, portare i malati dalla stazione ai bagni. E lui fa queste cose che oggi sono scontate, ma allora non era scontato. Cioè, era un po' il fai da te pasticcione. Cioè, il pasticcione dove... Quindi quello dà un'organizzazione che è rimasta fino ad oggi. Fino ad oggi chi va a Lourdes trova da quel lato l'organizzazione dell'ospitalità. Innanzitutto, che poi tutte le altre associazioni sono chiamate a collaborare con l'ospitalità di Notre Dame de Lourdes. E l'altra cosa, sul fanatismo, lui cosa vede? Il tema gossip è sempre un tema che rende, Cioè, io più volte faccio la battuta, se invece che scrive questo libro, avesse scritto il libro, sull'amante segreto di Bernadette a Lourdes, l'avrebbe venduto. Oppure, se avessi fatto un libro su che fine fanno i soldi che gli italiani mandano dicendo il rosario di TV 2000, che fine fanno sti soldi? Ma tranquilli, tutti i grandi giornali me l'avrebbero sponsorizzato. Questo. Cioè, l'Italia va così. Cioè, io tra l'altro lo dico così anche liberamente, perché qualche settimana fa ho presentato il mio libro a Pieve di Cadore e lì c'era un giornalista del TG3. Che abbiamo parlato prima, ma la pensava come me, e poi mi ha detto chiaramente, quando gli dicevo, perché è facile puntare contro di noi, ma a volte è meglio puntare anche, sul livello scadente che tante volte ha la nostra televisione, no, di informazione, agli italiani piace il gossip, anche il gossip religioso, il raccontino, il miracolo, cioè se io facessi delle serate dove vi racconto i miracoli di Lourdes, ma avrei molta più gente. Cioè, se vado a raccontare le guarigioni, quello che ho visto, il miracolino, cosa ho sentito, l'esperienza, o vi porto un miracolato, ma avremo gente, non basterebbe un teatro. Io ho partecipato anche con alcuni miracoletti di Lourdes recente, si riempie subito la sala, subito. Questo è interesse, per carità, non va bene. Pensato, Non abbiamo pensato. La prossima volta. E un suggerimento per un'altra volta. Quindi c'è proprio questo rischio, e questo fin dall'inizio a Lourdes c'era il rischio del gossip, tant'è vero che alla domenica si raccontavano i miracoli della settimana, così la gente che veniva, sapete cosa è successo, ma no, con grandi fregature. C'erano persone, francesi, qua non parliamo di italiani, gli italiani vengono dopo, che hanno scoperto che conveniva andare a Lourdes, fare il falso miracolato, e farsi fotografare dei pellegrini che in cambio qualche mancetta te la davano.
E questo dilagava all'inizio. Poi a volte, non tutti sanno, questo ne parlo nel mio libro, che a Lourdes, dopo Bernadette, Lourdes era piena di veggenti, c'era nemmeno una trentina di visionarie. Sì. C'era un dilagare di visionari che vedevano la Madonna. E tanti visionari erano molto più simpatici di Bernadette. Perché Bernadette aveva un segno per me bellissimo, dolce, quello del Capricorno. Cioè, è il mio segno. E quindi non era, era una che mandava a stendere subito. Cioè, Benedetto un giorno mentre passeggiava sente qualcuno, cosa hai fatto? Le avevano tagliato il vestito, no? Ma cosa avete fatto? Ma quanto siete stupidi! Insomma, questa non attirava la gente, no? Invece c'erano i visionari che stavano a parlare, quando viene la Madonna chiedili di me, glielo chiederò, sono l'umile vostro microfono. Insomma, questi andavano, la gente ricercava Lourdes, se non che la provvidenza ha voluto che di questi si è fatto Piazza Pulita, e tanti che vanno Lourdes neanche sanno che c'erano, sono esistiti. Ma tutto questo si è tolto anche grazie al Duino di San Maclou. Allora, quindi lui si accorge che così dice, facciamo un pessimo servizio alla verità, si fa un pessimo servizio alla verità. Allora lui ha l'idea di istituire a Lourdes un ufficio medico, dove in quell'ufficio devono andare i medici. E quell'ufficio, la data di fondazione ufficiale è 1883, anche se è iniziato già qualche anno prima. Ed è straordinario quell'ufficio, perché esiste ancora oggi. E in quell'ufficio fa parte chi è medico. Cioè, ancora oggi un medico va a Lourdes, è invitato a presentarsi, e notate che non gli chiederanno quando hai fatto l'ultima confessione chi è il tuo parroco, non importa, tu puoi essere ateo, puoi essere buddista, induista, non ce ne importa nulla, non ci importa sapere se sei medico, di che cosa sei specialista, lo mettiamo, in quale albergo risiedi, se c'è bisogno ti chiamiamo. E questa l'idea è stata sua. Quindi proprio di fondare un ufficio dove devono essere i medici che parlano in nome delle loro conoscenze mediche. E quindi quando viene dichiarato un caso di guarigione immediata, deve essere subito analizzata dai medici presenti, subito. Che i medici presenti subito analizzano. Ed è quello che avviene fino a oggi. Io mi sono trovato anche l'estate scorsa, l'anno scorso, proprio due casi evidenti, ero lì, mi è piaciuto che poi anche a Lourdes non se ne parla, cioè l'attuale presidente del Bureau de Constatation Medicale è un italiano, Alessandro De Franciscis, dopo 15 francesi c'è un italiano che dirige il Bureau, e lui molto discreto, è in questa linea, e quando c'è un caso serio convoca immediatamente tutti i medici presenti a lui perché vedano il caso, diciamo così, parlino con la persona e dicano la loro. E quell'anno mi era capitato di un ragazzo adottato fin dalla nascita da una coppia italiana che inspiegabilmente non ha mai visto da un occhio, dopo aver solo messo un po' d'acqua di Lourdes, immediatamente ha visto, inspiegabilmente. Cioè aveva 16 anni, mai visto dalla nascita, bastato mettere l'acqua, immediatamente vede. Ovviamente il medico dice questo è un caso da studiare. Cioè, e allora convoca i medici, e lì mi è piaciuto, perché io non vengo a sapere, anche se siamo amicissimi non me lo dice, c'è una discrezione massima, non si cerca il gossip, però capisco perché trovo un cartello alle 8 in riunione in sala, tutti i medici, dico allora succede qualcosa. Poi così sento, è un ragazzo, poi il mattino per caso ero lì, non sono andato apposta, ero lì per fare i miei studi, vedo questo ragazzo che tanto dico, ma non era italiano, infatti aveva la pelle indiana, era un bambino adottato dall'India, appena nato, subito, poi parlava italiano, non, dico, ma la pelle indiana, ma proprio italianissimo, il che è anche ora più interessante la cosa, e l'hanno esaminato. E poi il giorno dopo trovo per caso il vescovo di Asti, tanto lo trovo mentre si mangiava un gelato, però mi ha spiegato che era visita pastorale perché era il suo parrocchiano che a lui fa i gelati, e lui lo trovo lì dal nostro gelataio, si chiama Angelo, e cosa fa? È un mio non pensi male, è un mio parrocchiano, è come vescovo dovere, okay. Poi scendiamo giù, e mentre scendiamo giù parlando io e lui, parlavamo tanto delle mie ricerche,
vediamo una signora in carrozzina, lui si avvicina e dice: come va? Come bene, bene? E lei dice: appare, io voglio camminare. Senti, rimani sulla carrozzina, aspetta, adesso vai a mangiare a che ora? Poi rimangono le persone dietro, che erano tre medici, lo so, momento, e voi che dite? Ma camminare, cammina. Questa qui era arrivata in carrozzina, ha fatto il bagno e si è messa a camminare. Però i medici hanno detto: un attimo, non dare ancora la notizia a casa, fatti prima esaminare, non diciamo una cosa per l'altra, non precipitiamo. Questo è l'atteggiamento che viene da di noi. Non di fare gossip, subito video in diretta, messaggio, miracolo a lui. No. Allora l'atteggiamento suo è proprio quello, il caso va esaminato. Allora, questa è la prima fase. La prima fase, che ormai fino ad oggi è così, a Lourdes i medici, al di là di quello che dicono, hanno riconosciuto come inspiegati almeno 7.000 casi. 7.000 casi sono inspiegati, quindi potenzialmente miracoli. Ma non tocca ai medici dichiarare che è un miracolo. Quindi il medico dichiara che per lui il caso rimane inspiegato. Cioè tutte le ricerche. Allora c'è dal 1947 c'è un secondo ufficio, il CMIL. Si è visto bene, oltre a Lourdes, fare un ufficio a Parigi, dove lì fanno parte il presidente, il vescovo di Lourdes, il segretario, il presidente del bureau di consultazione medicale di Lourdes, e poi sono in genere 30 medici specialisti in varie branche, scelti apposta per coprire, che loro, dopo che il caso è stato esaminato a Lourdes, in genere ci vuole tra i 7 e i 10 anni di esame come minimo, poi una volta che è accettato passa a Parigi, e altri 7-10 anni di studio. Poi una volta che è finito lì lo studio, tocca al vescovo. Perché quando la scienza dice per noi il caso non ha spiegazioni e rimane inspiegato, questo, noi abbiamo finito il nostro lavoro. C'è un esempio evidente, lo trovate anche su YouTube, guardatelo, è il caso di Vittorio Michieli, no? Questo è un caso evidente, lampante, facile da capire, che io l'ho conosciuto personalmente, Vittorio, no? È un bel personaggio, bel personaggio, dà proprio l'idea dei casi di Lourdes. Allora lui, quando era militare, mentre era militare, cammina, mi fa male la gamba, e cammina poltrone, mi pare l'alpino, e cammina, mi fa male la gamba, e questo... Poi una volta il militare era 16 mesi, questo non ha voglia. Poi secondo me questo ha problemi veramente alla gamba. La gamba gli cedeva di colpo, gli cedeva, non fa finta sto giovane. Allora gli fanno un esame e scoprono che aveva il tumore, io non so bene il termine, faccio un medico, mi perdoni, mi dà poi dopo la soluzione. Quindi scopre che la gamba dentro non reggeva più, perché dentro dove c'è il bacino era tutto mangiato all'osso, e quindi il femore, tac, andava dentro, bucava tutto. Non c'era più, il tumore galoppava a tutto andare. L'unica soluzione, qua siamo negli anni 50, mi pare, l'unica soluzione è di mettere un bel gesso. Solo che militare, intanto è militare, quindi rimane all'ospedale militare. La mamma, santa donna, dice: voglio che mio figlio vada a Lourdes. E la mamma è la mamma. E il figlio dice: ma se la mamma vuole. Lui capisce che la situazione, specie negli anni 50, è segnata. Questione di tempo, tumore osseo segnato, così poi galoppante, giovane, e ottengono tutti i documenti, la domanda dei medici, la domanda al Ministero degli Esteri, per andare a Lourdes, quindi c'è tutto documentato, anche di tutto. Va a Lourdes, e lui va a Lourdes, poi è carino, per il grado militare, insomma, i miei malati, insomma, un'esperienza giovani, avventurosi, in treno, ci va. Non possono ovviamente immergerlo nell'acqua col gesso, lo bagnano. L'unica cosa che sente, lui dirà sempre, non ho avuto né visioni né apparizioni, niente, un appetito da lupo. Cioè dopo che si è bagnato con l'acqua, gli è ritornato un appetito che non sapeva più cosa fosse. E quindi torna in albergo, mangia che ti mangia, torna in viaggio in treno, mangia che ti mangia, passa solo la settimana, nel gesso non ci sta più. Cioè, proprio stringe troppo, mangia troppo. Sto giovane, per fortuna, ha ripreso l'appetito, non ci sta più. E i medici cosa fanno? Spacchiamo il gesso e glielo rifacciamo. Però ovviamente dico: beh, sentite, prima di rifarlo abbiamo l'occasione, facciamogli una lastra. Ricomparso l'osso che era sparito, ci sono le lastre, l'osso non c'è più, e l'osso c'è subito. Cioè, come fa a ricrescere così immediatamente nel giro di poco tempo? Ovviamente
Lui poi, Vittorio dice, Steven dice, mi hanno rotto le scatole, non ne potevo più, perché suo fratello che era sacerdote ha detto, senti, tu fatti vedere l'ufficio medico, dice, sono andato perché era mio fratello, ma che mio fratello mi ha dato a stendere, perché non ne poteva più, ogni volta andava, ci racconti la storia, ci faccia vedere le lastre, e di nuovo, e per anni, l'hanno esaminato, non ne poteva più. Alla fine, poi lui è stato volontario in Italia per anni, come la suocera di Pietro, che è guarita, poi si mise a servire. Quindi questo è il caso di tanti miracolati di lui, che poi tornano e si fanno servi degli altri. E quindi lui è ricomparso immediatamente. Quindi, e poi è stato dichiarato uno dei casi, dichiarato come miracolo. Quindi sta poi al vescovo locale. Noi qua adesso a Casale abbiamo avuto il caso della suora, Salesiana, che lui l'ho conosciuta anche lei. E due volte l'ho trovata in un ristorante, andando a Lourdes. Dico, ma lei, poi l'abbiamo avuto in incontri così, l'ho trovata. E poi anche quella di Pavia, se mi sfugge il nome, la conosco bene anche lei, per esempio un attimo lapsus. E anche lei, una storia interessante, il marito poi straniero, tutta una storia interessante, la famiglia, proprio una bella storia anche di conversione anche per il marito poi, allo stesso tempo, di avvicinamento alla fede, che già si avvicinava alla fede, in più poi inaspettato è arrivato miracolo. Lei, quindi, come anche ho conosciuto quella della Sicilia pure, ho conosciuto anche lei. Ma quindi, allora lui fonda questo ufficio che è straordinario, questo ufficio che esiste fino ad oggi. E questo permette tante cose. A me è capitato nel fare queste conferenze, l'ho fatto in un luogo, non vi dico dove, c'era anche il vescovo che sono contento, era il vescovo di quella diocesi, finita la conferenza dice, ringrazio il padre perché non sapevo che c'era l'ufficio dei casi di guarigione a Lourdes. Ed era un vescovo, diciamo il peccato, ma non il peccatore. Ma il che fa dire che tanti non lo sanno, ma anche l'attuale presidente dice che secondo lui ogni anno a Lourdes avvengono numerosissime guarigioni. Dice: io conosco solo, sono convinto, il 10%, perché tanta gente che riceve la grazia, il miracolo, dei medici dopo non ne vuole più sapere, dice: con voi ho chiuso. Mi ha aiutato la Madonna e voi non capite niente, lasciate perdere. Quindi non si presentano volentieri all'ufficio medico. Però questo permette veramente un dialogo con la scienza. Io ho avuto la fortuna anni fa e sono stato invitato a un convegno di medici a Lourdes, che lo ricordo con piacere, e lì uno dei c'erano tra i due relatori maggiori, uno era Luc Montagnier, quello che ha trovato per l'AIDS, premio Nobel. Sono rimasto anzitutto colpito dall'umiltà di questo premio Nobel, devo dire. Infatti io eravamo solo in 6 ecclesiastici presenti, devo dire. Dico, c'era il vescovo di Lourdes, il cardinale di Lione Barbarin, quello che durante il conclave si vedeva andare in bicicletta avanti e indietro, un personaggio alla Bergoglio, insomma, Barbarin, malato di tumore, un personaggio eccezionale. Poi c'era l'inviato della Santa Sede per la salute, Zimowski, polacco, e l'inviato della dottrina della fede, e poi il capo dei missionari di Lourdes e io, che mi avevo chiamato. E quell'occasione, quando ero in sala, dico, ma chissà chi sarà Luc Montagnier, sarà quello, quell'altro, vedevo tutti col computer. Poi c'era un momento semplice, che non faceva altro che bere acqua tutto il tempo, ed era lui. Lui si definisce agnostico. Proprio si definisce agnostico, e lui ha detto una cosa, ha detto che ha esaminato gli studi medici fatti a Lourdes e dice sono esami seri. Dopo che ha detto questa frase, il nostro Di Freddi l'ha scomunicato, e anche io Di Freddi lancio le scomuniche, no? Perché ovviamente in un ambiente ecclesiastico non si possono fare cose serie, questo è l'ideologia, no? Non si possono fare. E Di Freddi l'ha detto e l'ha scritto, io qua nel libro ne parlo anche di queste cose. Ma lì mi ha colpito Luc Montagnier, dice, da me, premio Nobel, insomma, e dice gli esami sono seri, e l'ho conosciuto. Poi l'altro personaggio che mi è piaciuto molto in quel convegno medico era una dottoressa ebrea, suo padre è morto ad Auschwitz, e dottoressa ebrea, adesso mi sfugge il nome, poi dentro la cito. Questa fa degli studi molto belli sul ruolo dell'ambiente e la salute. Non so, del tipo, se tu quando sei all'ospedale, mentre ti fanno la terapia, guardi fuori la finestra e vedi altre mura dell'ospedale, la terapia ti dura
quattro settimane. Se tu quando sei all'ospedale esci fuori, vedi un albero di fiori, vedi bambini che giocano fuori, la terapia dura due settimane. Cioè c'è un influsso enorme dell'ambiente. E a un certo punto, mentre lei faceva queste ricerche, gli amici medici le hanno detto: senti, tu non puoi scrivere un libro di questo tipo se non vai a Lourdes. E lei da ebrea è andata a Lourdes, non si è convertita, non importa, ma è rimasta impressionata di Lourdes, è rimasta impressionata dell'ufficio medico e ha scritto pagine molto belle del ruolo anche dell'ambiente di Lourdes sulla salute, come può aiutare il benessere della persona, il rapporto con l'ambiente. Quindi sono cose che anche a loro si studiano, il rapporto psicosomatico, possiamo dire. Anche Dino De Stamacru, fin dall'inizio, ha studiato l'influsso psico. Lui escludeva tutti i casi psicosomatici. Questi allora non sono presi in esame. Anche se è una cosa buona che uno riprende la salute. Io conoscevo Dario Bentancur, no, del rinnovamento dello spirito, che lui faceva preghiere di guarigione e di liberazione, diceva: nelle mie messe ho tante guarigioni, ma l'80% sono psicosomatiche. Diceva, mi ha detto a me, io sono convinto, però per me, a me importa che poi la gente stia bene. Per cui creava quella scintilla psicosomatica. Quindi anche nei casi di guarigione, per cui nell'ufficio medico, tutti questi casi non sono neanche presi in esame. Tutti i problemi neurologici a Lourdes nel bureau non sono neanche presi in esame. Quindi tutte le fregnacce che scrivono, che sono cose scontate, psicosomatiche, ma dico, ma ragioni da medico o da chiacchierone? Se ragioni da medico va a studiare i documenti e vedrà che non c'è un caso di quelli. Se ragioni da chiacchierone allora puoi dire questo e altro, continua a dire. Allora da lì è tutto, diciamo, questa serietà è venuta da quest'uomo che muore poi a Lourdes, dopo che anche viene ottenuta la messa della Madonna di Lourdes. Papa Leone XIII rimane colpito della serietà di Lourdes, della serietà del bureau, per cui anche favorisce poi la messa della Madonna di Lourdes. E quindi dopo questo traguardo anche lui, ora lascia che il tuo servo vada in pace, morirà nel 1891 e viene seppellito a Lourdes, nel cimitero accanto agli altri sacerdoti. Quindi il lavoro che io ho fatto e qui vi ho condensato, no? Allora questo libro è anche grosso perché sono 100 pagine di bibliografia. Cioè io a volte, già un professore quando io studiavo filosofia mi diceva: quando vedi un libro guarda la bibliografia che è, specie di certi argomenti, e lì ti rendi conto. Allora io ho voluto mettere tutto, perché siccome smonto tante cose dette prima, ho messo tutta la documentazione, dico: guardate, questi sono i documenti, si trovano così, così, così. Sono andato a vedere di tutto, anche gli archivi della massoneria sono andato a vedere a Parigi. Quindi ho cercato di fare una ricerca ad ampio respiro, tanto è vero che questo mio libro ha la presentazione del vescovo di Lourdes. E sapete bene che non è facile che un francese, un vescovo francese, faccia la presentazione di un libro di un italiano. Non è cosa di tutti i giorni, ve l'assicuro. I nostri cugini superiori, insomma, un pochettino ce l'hanno, noi italiani. Adesso il caso Volkswagen. Non è di Napoli, Volkswagen, questo è interessante. Non viene da Fiat Napoli, questo è interessante. No. Comunque abbiamo tante cose, vabbè. E quindi però mi ha fatto la presentazione e poi c'è anche la presentazione del capo del Bureau di Consultazione Medicale, Alessandro De Franciscis. Allora quando io poi ovviamente ho fatto sto libro, che tante volte dicevo: ma chi me lo fa fa? Questo me lo sono detto anch'io, non solo voi ve lo dite, guardate chi te l'ha fatto fa. E io l'ho fatto veramente per amore della verità e poi mi sono appassionato, ho sentito che tra parentesi, io la prima volta che sono stato a Lourdes non volevo andare a Lourdes, mi hanno obbligato, perché dico: caspita, venivo già da un'esperienza negativa su tante cose, di visioni, apparizioni, dico: allora per carità, non è il momento. Mi ha obbligato il mio parroco e dice: senti, ho 100 pellegrini, mi serve un altro prete, tu ci vieni. No, guarda, pare, senta, guarda, tante cose da fare, chiami un altro, guarda, andiamo in aereo. Non l'ho mai preso l'aereo, la prima volta l'ho preso l'aereo andando a Lourdes. Allora, e io già arrivavo lui con tutti i pregiudizi, i negozi, il commercio, tutte queste cose a me non hanno dato per niente fastidio.
perché commercio in due vie. Io ormai Lourdes è la mia seconda casa, se non vuoi passare in quel via il commercio non lo vedi. Quindi non mi ha dato per niente fastidio, anzi sono io per primo che sono andato nei negozi a cercare oggettini, cose da regalare, e non mi ha dato noia. E sono rimasto subito colpito dall'aspetto di maternità della chiesa, che non ho respirato, avendo studiato a Roma non l'avevo respirato allora. Ma a Lourdes ho respirato in un clima mariano, la maternità della chiesa l'ho sentita a Lourdes, molto. E comunque quando ho finito il lavoro, a un certo punto dico qua, ho chiesto aiuto ai miei superiori, ma sono tempi duri, noi abbiamo anche le case in Nigeria e dove hanno buttato le bombe in Nigeria erano anche nelle nostre chiese, quindi per fortuna egoisticamente non hanno ammazzato nessuno dei nostri sacerdoti seminaristi, ma la povera gente che assistiamo sì, però abbiamo dovuto spostare tutti i nostri seminari dal nord della Nigeria al sud della Nigeria, quindi di colpo servivano soldi e gli metto guarda hai fatto un bel lavoro ma non abbiamo un euro, comunque siamo con te, va bene. E allora dico, beh senti, vado a Lourdes, quell'estate avevo dei giorni di vacanza, dico vado a Lourdes, tanto vado là, almeno. E poi dico, Madonna, oh, ci vuoi pensare a te? Insomma, ci pensi te qua, se lo vuoi. Allora, come arrivo a Lourdes, vado all'ufficio medico e trovo lì una dottoressa, bellunese, sono di origine bellunese, mi dice, sai che c'è il pellegrinaggio di Belluno? C'è anche il vescovo, domani c'è la messa di chiusura, ci sono anche gente della tua vallata. Io sono nella Val Zoldana, sotto il Pelmo in Civetta. E quindi dico vado a messa, tanto sono libero dall'archivio, quell'ora ci vado a messa, bella occasione, vado. Come arrivo in sacrestia, ci rimane fa, sentire il Vangelo lo leggi tu, dice a me, mai visto? Fa leggere a me. Leggo il Vangelo, mi siedo, parla il vescovo, fa, chi ha letto il Vangelo è dei nostri. E qui a Lourdes che sta facendo uno studio su di noi di San Maclou, il fondatore, noi gli facciamo i migliori auguri, siamo orgogliosi del suo studio. Ammazzerebbe. Dopo la messa vengono dei bellunesi, soprattutto uno che è il capo dei gelatieri in Germania, e mi dice, senti io da chiederti una cosa, io voglio fare un'opera buona a Lourdes, il mio sogno è vendere gelato a Lourdes per fare un'opera buona. Tu conosci qualcuno? Dico, guarda, conosco il console italiano a Lourdes. Ti porto da lui, anzi, mi metto di invitarli che vi offro il prosecco friulano. Intendiamo per un bel prosecchino dopo la messa. Il vescovo non poteva, porto questi gelatieri, andiamo giù. Dice così, senti, domani a pranzo, dove ero io, in albergo viene il sindaco di Lourdes, non che lo conosco, viene lì a pranzo, perché eravamo lì a pranzo, vieni, trova la scusa, vieni là e ti facciamo parlare con lui. Viene, lo facciamo parlare. E dice, guarda, sì, sì, così organizziamo un altro anno, ci sarà una fiera qua, venite e potete vendere il gelato, gli dà il via, no? Poi ci risentiamo, fissiamo le date. Ok, passa il tempo, arriva febbraio e marzo, stiamo fissando, io faccio la tramite per i gelatieri che vogliono fare un'opera buona, e gli altri dice, ma senti, il libro come va? Guarda, ho scelto la casa editrice, ho scelto l'editrice Vela di Gorle, Bergamo, quella che fa i libri blu dei Vita dei Santi, no? Dico, siccome conosco per vie traverse, conosco il capo, Oscar Serra, dico, vado da lui. Anche perché io sono andato dalle Paoline, le Paoline mi hanno detto, pare, se lo pubblichiamo noi il prezzo è 60 euro. Ma chi lo compra 60 euro? Vabbè, però no, cerchiamo da altri, perché a Roma da praticamente di andare dalle Paoline, ma chi me lo compra 60 euro? Dico, no, no, vado di là e intanto attendo. E i gelatieri mi chiedono, senti, come va per il libro? Guarda, va così adesso, mi diranno il prezzo per il problema, però, oh, ci pensi lei, no? Papà Andrea, senti, ne parlo con i miei amici, poi li telefono. Fa la riunione e dice, senta, noi andiamo a Lourdes per fare la cosa benefica, ma il ricavato va per il libro. Perché vogliamo fare questo servizio culturale. Per questo te rispondo. E così, infatti, il prezzo noi siamo riusciti a metterlo a 25 euro. Quindi che sono 700 pagine e poi non solo i gelatieri, anche lì è incredibile, i gelatieri non sono chierichetti, cioè adesso non so se mi seguono loro per cui posso dire, i gelatieri sono gente che lavora anche la domenica, sabato e domenica, il lavoro è lavoro, quando c'è la stagione si lavora, quindi il gelato non è che lo vendi a Natale, ecco.
quindi per una certa stagione, quindi gente che vive la fede, però non è, sono quelli, fanno parte i catechisti, c'è gente lavoro, e tanti sono immigranti, migrano. Ed è curioso che questa amicizia continua. Io mi sono trovato l'anno scorso, è una bella esperienza, guardatevi male, subito penso a che male, sapete che c'è la fiera del gelato a Longarone ogni anno? Che è pericoloso, è il paradiso in terra, quindi andateci, sono i gelatieri che vengono da tutto il mondo, lì a Longarone, si fa alla fine di novembre, inizio dicembre, e l'anno scorso l'unico libro presentato in mezzo a questi uomini e donne dove lavoro, è stato il mio libro. Ed è stato incredibile che addirittura si è realizzato un video che poi volete segnato al vostro video, il sito. È sul nostro sito, tanto lì abbiamo, a Lourdes in quel caso c'era anche un regista, ci ha fatto quel film incredibile, per questo si parla anche molto del gelato. Quel film è stato fatto per essere presentato alla Fiera del Gelato, ed è incredibile che una storia continua dove i gelatieri, io prendo, fino adesso ho fatto 27, con questa 27 presentazioni di libro, 15 l'ho fatta a Belluno, Belluno dintorni, 3 Vittorio Veneto, cioè incredibile. E sono i gelatieri che mi portano gente per il libro, capito? Non professori, ho parlato al seminario di Belluno grazie ai gelatieri, cioè sono i laici che come allora Lourdes hanno fondato il servizio dei malati, hanno fondato l'ufficio medico, sono i laici che mi aiutano a parlare del libro, non il clero, il clero a volte più bastone che no. Comunque meno, più ostacoli che altri. Ma lì l'aiuto lo trovo veramente da, è incredibile, cioè dico ma questo sono rimasto sapere. E la storia continua, perché l'anno scorso ho lanciato l'idea di andare a Lourdes e quest'anno andremo a Lourdes. E solo loro vogliono il gemellaggio anche con i gelatieri francesi, perché a Lourdes ci hanno chiesto di farlo in francese e di farlo in inglese, di tradurlo, perché è una cosa che manca. E chi ha interesse... Allora il libro, io l'ho fatto, non c'è in questo testo, non c'è una frase in francese, non c'è una frase in latino, in inglese, in tedesco, è tutto in italiano. Quindi noi l'abbiamo fatto e poi il linguaggio è scorrevolissimo. Me l'hanno corretto in 5 persone, devo dire, ho trovato 5 persone che mi hanno fatto il servizio di correggermelo 2 volte, e quindi di essere attenti che non ci siano parole complicate, perché il nostro obiettivo è fare cultura, cioè a dire di tutto, no? Quindi che qualsiasi persona che sa leggere possa leggerlo, cioè non occorre una cultura da... non spaventi, anche poi è scritto grande. E uno che legge questo libro ha anche uno spaccato della storia di Francia, della storia d'Italia di quel periodo, e come si è sviluppato questo rapporto anche sui problemi scienza-fede, che per me viene da dire in Italia siamo un attimino indietro, così. Io questo libro ho avuto la fortuna di presentarlo all'Università di Tor Vergata. Questo è stato uno dei luoghi, non che qua non sia bello, no? Per carità, ma capite che a me ha sorpreso riuscire ad andare all'Università di Tor Vergata. Cioè, per trovare persone di buona volontà come voi, si riesce a trovare. Ma entrare nei gota dell'intelligenza non è facile. Poi, Tor Vergata non è Toribio, magari qualche calcio più, ma sono uscito Tor Vergata. Ed è stato curiosissimo perché i relatori sono stati il preside della facoltà di medicina, che è introdotto il preside, e poi la grande relatrice, una delle grandi relatrici è stata la professoressa di neurologia, che tra l'altro me l'ha letto tutto, infatti l'ho letto tutto, perché tanti relatori iniziano così, non ho avuto tempo di leggerlo, comunque è così i relatori, chi lo sa. Invece lei l'ha letto tutto e le è piaciuto tantissimo, l'ha condiviso in piedi. Ma in quell'occasione è venuto apposta il capo del bureau medical di Lourdes, un dottor Vergata, oltre ai gelatieri, ma è venuto e lui ha detto davanti a tutti, ha detto che questo incontro solo 10 anni fa sarebbe stato impossibile in Italia, impossibile in un ambiente universitario italiano, mentre invece dice, poi lui, il capo del bureau di costruzione è italiano ma è anche statunitense, lo doppia nazionalità, perché la mamma è americana. Americana di Broccolino, perché parla la napoletana, cioè
cioè l'americana di Napoli, insomma, nata in Yorko. E quindi lui sa benissimo l'inglese e il francese, quindi ha citato, io non sono capace, poi il medico, lui è pediatra, ha citato tutte delle riviste di scienze che sono oggi interessantissime negli Stati Uniti sul rapporto della religiosità nella guarigione del paziente. Cioè, negli Stati Uniti fanno grossi studi su queste riviste scientifiche, come la religiosità aiuta, cioè già l'apertura psichica spirituale della persona è veramente coadiuva l'aiuto medico, ecco. E dice, negli Stati Uniti sono più avanti dell'Italia, ecco, ha detto chiaramente. Noi ancora siamo Stato e Chiesa, Benedetto XVI non può andare a parlare all'Università della Sapienza, Papa non lo vogliamo, questa è l'Italia di pochi anni fa, cioè è vietato fare i muri, ci stracciamo la veste se il Papa entra all'Università, che hanno fondato i Papi tra l'altro. Ecco, questa è l'età. Quindi dobbiamo molto, allora questo libro è anche in quella linea di dire un attimino, esaminiamo tutte le posizioni, certamente ciò che è bigotto, ciò che è fanatico, ciò che va contro la verità, già come credente io non l'accetto, perché anche come credente io seguo la ragione. Cioè, il mio fondatore diceva che seguire Cristo vuol dire seguire la ragione, diceva il mio fondatore. Cioè, seguo qualcosa che anche la mia ragione comprende. Quindi, allora, questo lavoro vuole anche sviluppare un po' un dibattito culturale che, secondo me, su questi temi in Italia siamo un attimino indietro, ho l'impressione. Ma siamo indietro anche negli ambienti religiosi. Due volte negli ambienti religiosi c'è il rischio del fanatismo o della fede, del secondo me, sentimentale, bigotta. Ecco, tante volte c'è questo rischio. E invece deve essere una fede che rende ragione facendo cultura. Ma io mi fermerei qui se avete magari qualche domanda, qualche chiarimento, qualche obiezione. Sì. Volevo chiederle, per quanto riguarda l'acqua delle vasche di Mondo, no? Sì. Io ho sentito solamente che si è dimostrato che nessuno si ammala, nonostante tutte le persone che vengono immesse con qualsiasi tipo di patologia. È stato dimostrato, perché me l'avevo sentito recentemente, che nessuno si ammala. C'è anche questo, cioè è affrontato. No. Sì, questo diciamo non era il problema di quegli anni dove il numero di volevo solo capire se poi è un argomento comunque anche e... questo medico, perché. Allora, il numero dei pellegrini in quegli anni dove nasce non è così grande come adesso, no? Perché poi il numero, diciamo così, anche la Madonna non ha mai detto di fare il bagno, ha detto di lavarsi. Infatti il vescovo attuale è preoccupato, tra virgolette, per questo ci sono anche questi lavori che stanno andando avanti, che devo dire mi sembrano ben fatti, la mia impressione, all'inizio ero perplesso, ma quando ho esaminato bene dico, beh, ha ragione. Lui vuole riportare, non so, dove ci sono adesso, una volta appena si levava i rubinetti erano a sinistra, erano tutti spostati, perché si vuole entrare in un ambiente meditativo. Poi di là, dove ci sono poi le piscine, i bagni che rimarranno, di là ci sarà l'acqua, ma ricordandosi che l'invito è di lavarsi, innanzitutto, lavarsi il volto, questo è il primo invito, lavarsi. Poi casomai anche il bagno. È vero che però nelle piscine l'acqua è cambiata in continuazione, bisogna dire, non è acqua stagnante, entra e esce. Sì, quello sì, quello sono d'accordo, questi dati lo dicono, che non devo ribadire dei dati, un dato è dato. Ma quello che magari è da notare è che certamente una persona che ci sta poco tempo entra ed esce, è una cosa abbastanza veloce, non sta lì. Comunque. C'è poi chi ha fatto l'esperienza anche di bere l'acqua infetta, eccetera, eccetera. Ma non si dà da bere l'acqua infetta di per sé, non è neanche un tentare la provvidenza, ecco. Anche perché il segno della. Tanti miracoli anche venuti a lui non avvengono grazie all'acqua, Questo anche lì. Fin dall'inizio, questa è anche una cosa che voglio notare, perché in genere si lega l'acqua miracolosa di Lourdes. Sì, alcuni miracoli avvengono grazie, diciamo così, al segno dell'acqua, ma tantissimi miracoli avvengono grazie all'Eucaristia, per dire, no? Avvengono durante la messa, la processione dei malati, o avvengono anche non a Lourdes. Ci sono miracoli riconosciuti di Lourdes,
avvenute a persone che a Lourdes non sono mai andate, però sono legate alla devozione a Lourdes. Quindi certo, quello rimane un segno anche forte, il fatto di così tanta gente che non prende infezioni, l'acqua rimane pulita, cioè veramente cambiata in continuazione e non infetta, quello sì, quello sì. È un bel servizio quello che fanno anche le vaschere. Lì c'è di tutto, poi le vaschere, uno magari trova lì un attimo una persona, poi io ho visto c'è di tutto tra quelle persone. Una volta ho visto c'era anche un sacerdote, sembravano, ma anche lui ogni anno ha la gioia di andare a fare il bagno agli altri, ed è persone poi di tutto che gli fanno quel servizio, sono famosi gli attori, i nostri attori subito che fanno questo servizio, ma persone semplicissime e grazie a loro veramente preparati, devono fare un cammino. Poi, ecco, una cosa magari anche nel libro lo dico, ma lo voglio insistere. Lourdes è molto importante come luogo di guarigione, non luogo di miracolo. Allora, quali sono le vere guarigioni di Lourdes? Allora, quello è importante anche riflettere, qua nel libro invito a riflettere. Fin dall'inizio, allora, un esempio, questo recente, ma mi colpisce molto questo esempio recente. Lo racconta un sacerdote spagnolo, Prieto, che poi è morto dopo un corso di esercizi. Non so se conoscete il libro Fino alla cima. Sì, c'è il film. C'è il film, è straordinario. Lui nel libro racconta di Lourdes, spesso cita lui nel libro, ma cita un episodio che io conosco episodi simili, ma lui lo cita talmente bene che il suo episodio mi irrita. Allora, lui racconta di una mamma che ha avuto un figlio disabile e questo bambino non cammina. Finché sei bambino, un conto, quando arriva l'età dell'adolescenza diventa un grosso problema. E tanto è vero che nell'adolescenza si ribella. Gli altri giocano, io non gioco. Gli altri camminano, io non cammino. Proprio arrabbiato contro tutti, contro questo Dio se esiste. E a un certo punto questo bambino sente dire che a Lourdes la Madonna fa i miracoli, quindi io voglio andare a Lourdes perché la Madonna mi fa il miracolo. Mi deve fare il miracolo. E la mamma, visto che insiste, dice, oh, portiamola a Lourdes. E la mamma è preoccupatissima, la mamma ha fede, ma dice, poi Lourdes diventa, questo figlio me lo rovina, perché va a Lourdes con l'attesa del miracolo, sicuramente a Lourdes il miracolo non ci sarà, questo mi torna così, qua proprio la fede, se ne aveva poca, la perde del tutto, no? Allora la mamma prega, fa pregare questo viaggio a questo bambino, che va tutto bene a Lourdes. Va nel viaggio e come arriva a Lourdes ci sono altri ragazzi ammalati come lui e lui rimane colpito a vedere tutti quei ragazzi ammalati che condividono insieme, stanno insieme, le famiglie. E viene il momento importante per me ancora oggi, la processione forse più bella è quella dei malati, almeno quella, più che quella dei flambeau, a me colpisce sempre quella dei malati, soprattutto quando vedi bambini malati, a me colpisce sempre tanto, devo dire. E vedere le mamme vicino è qualcosa di forte per me. Comunque va alla processione e a un certo punto passa il Santissimo e vede il figlio che prega. Dice mamma, mai visto pregare mio figlio così tanto? Dice signore ascolta la mamma, no? Passa, finisce. Come è finito? Ovviamente il bambino non cammina, ma lo vede tranquillo. Si esce, torna a casa. E dice la mamma più o meno, mamma sai, è stato veramente bello, sai ho pregato tanto Gesù, ho pregato tanto e spero che mi ascolti, hai visto quel bambino là, come era malato, io ho detto Gesù, non guarire me, guarisci lui. E allora lui è tornato guarito da lui, cioè guarito dall'egoismo, prima il centro era lui, si accorge degli altri. Dice, e queste sono le vere guarigioni di Lourdes, queste sono le vere guarigioni. E quello che avviene è che anche il dottore dice che più lo colpisce sono cose come queste. L'altro caso è Rita Coruzzi, no? Rita Coruzzi è abbastanza famosa, tra l'altro scrive, mi sembra anche molto bene, così impressionante. Io prima non volevo leggere i libri perché era troppo citata, no? È troppo... Poi invece ho cominciato a leggere i suoi libri, devo dire, scrive veramente bene, almeno quei libri che ho letto.
E lei racconta anche lì la sua storia. Lei quando era bambina e non camminava, aveva un problema all'anca, e lei ha detto: guarda, tranquilla, quando poi arrivi nell'adolescenza facciamo l'operazione, quello sarà il momento. Ok, viene seguita, a un certo punto si avvicina e c'è una dottoressa, quando diventa ragazzina su 14 anni, che la segue lei, dice: guarda, tranquilla, no, come tanti medici, no? Un gioco da ragazza, un'operazione si deve fare, eh? Un'operazione può andare dopo, tranquilla, ne facciamo noi. Se no che fa l'operazione e la dottoressa sbaglia l'operazione. E risultato che lei non potrà camminare mai più, mentre prima zoppicava, dopo l'operazione sedia a rotelle, per errore del medico. E ovviamente dopo queste operazioni in famiglia è tutto un disastro, papà e mamma litigano in continuazione, il papà adora sua figlia, la ama in un modo eccessivo, ma non accetta di vedere sua figlia su una sedia a rotelle, per cui i genitori divorziano. Sì. Non accetto più di vedere mia figlia così. E lei ovviamente perde la fede, Rita, perde la fede. Se non che la metto in una scuola, la mamma è di fede, la metto in una scuola e un giorno in quella scuola passa un sacerdote e dice a Rita: Rita, ma perché non guardi mai in faccia le persone? Questo è il dramma di tanti malati, scusa, non guardo in faccia nessuno, ma il mio problema, tutti tristi, tutti. Tra l'altro Lourdes è interessante che la Madonna e la grotta non hanno fatto altro che ridere, cioè la grotta dei malati è la grotta dove la Madonna rideva, la Vergine del sorriso, cioè rideva con Bernadette l'ha fatta ridere tante volte la Madonna, perché era, scava qui, poi sporca di fango, la Madonna ha riso, tante volte rideva di Bernadette, diceva, io condivido il pensiero di Bernadette, quando dice quella statua è proprio brutta, non è la Madonna. Mi ha fatto anche il gozzo, mi dice, non è lei, aveva la metà, cioè, si è presentata come una ragazzina, non, l'ha fatta in modo sbagliato, aveva più o meno la mia altezza, cioè non era così, cioè immaginate due ragazze che ridevano, no? Ed è la grotta dei malati, curiosamente. E, allora anche lì, come mai tu invece sei sempre chiusa? E lei riflette su queste parole del sacerdote, dice, caspita, anche se un prete ha detto la verità. Passa poi del tempo e questo sacerdote passa davanti a lei e dice: senti Rita, io sto organizzando il viaggio a Lourdes, tu devi venire con me, dillo alla mamma. E lei non sa perché, torna a casa e fa: mamma, andiamo a Lourdes. Ma come, tu non sei altro? Cioè, queste sono le cose strane di Lourdes, che capitano anche queste, no? E in tutti i luoghi di fede. E allora lei, la mamma è subito al volo, dice andiamo a Lourdes. Va a Lourdes e lei rimane già colpita dell'attenzione dei barellieri, questo dell'unità, sì, questo dei laici che lui ha preparato, diciamo così, del servizio che fanno, spensierato, dedicano le loro vacanze. E sono tanti libri belli anche sul viaggio a Lourdes, non so Zoe, ma anche libri belli di esperienze. E lei come arriva alla grotta, arriva a Lourdes e rimane già colpita dalla fratellanza, dalla solidarietà, dall'amore, da come il malato non è un problema ma è al centro. Cioè, a Lourdes il malato ha le corsie preferenziali, cioè non è un problema, è il protagonista, bisogna dirlo, cioè è il centro, o lui viene prima di tutti, cioè non è l'ultimo di tutti, è prima di tutti. E a un certo punto quando lei arriva davanti alla grotta fa una cosa che da tempo non faceva più, alza gli occhi e guarda. E notate che anche la Madonna, Bernadette, la prima cosa che ha fatto l'ha fatta sentire persona. Questo è interessante, la pedagogia della Madonna con Bernadette. La prima cosa l'ha fatta sentire persona. Cioè, e infatti Bernadette diceva, era come una persona che parla a un'altra persona. Ed è interessante, la Madonna a questa ragazzina di 14 anni gli dà del voi alla francese, del lei, e gli dice... Non gli dice, chiedi a papà e mamma il permesso di venire alla grotta, no. La Madonna, una minorenne, gli dice, mi fa il piacere di venire qui per 15 volte? Mi fa la grazia? Cioè, ecco, è scioccante pensarci, eh? Cioè, non dice, chiedi il permesso ai tuoi genitori, ma dice, lei, lei,
nessuno mi ha mai trattato così di là, mi ha fatto sentire una persona. Ed è quello che anche scopre Rita, cioè guardando le immagini Maria si sente vista come persona e scoppia a piangere e immediatamente si sente credente. Immediatamente. E lei poi ha tutto il suo cammino di fede straordinaria, per cui una volta anche andrà addirittura porta a porta e per la sera invitano due miracolati o tre miracolati di Lourdes e invitano anche lei. E a un certo punto anche il presentatore chiede: ma senti, non è che provi invidia, cioè vedendo loro guarite e te no? Non provi invidia nei loro confronti? E lei risponde chiaramente no, poi nel libro lo spiega meglio. Nel libro ha delle pagine molto belle che spiega nel suo cammino di fede ha scoperto Gesù, ha scoperto il valore della sofferenza, il senso della croce, il collaborare col Signore, cosa vuol dire essere chiamati sulla croce, e capisce che questa è la sua vocazione. E quindi una volta che ha capito che quella è la sua vocazione, io non voglio più scendere dalla croce, perché il Signore mi dà la forza. E questa è Rita Coruzzi, un caso di Lourdes, delle guarigioni di Lourdes, viene da dire. Una ragazza proprio guarita, che poi diventa strumento, viene da dire, di aiuto per gli altri. Ecco, chi arriva a capire questo... Quindi credo che è importante anche riscoprire questo aspetto. Quindi non esaltare i miracoli di Lourdes, che ci sono, anzi molti più di quelli riconosciuti. È un cammino importante perché aiuta sia ad avere un dialogo con la scienza, veramente a non vedere come i medici, come delle persone miscredenti, che indagano in cose dove dovrebbero solo inginocchiarsi, no? È importante il loro ruolo, e devo dire che anche questo bel rapporto con la scienza che c'è stato e c'è a Lourdes dà la serietà anche alla fede, dà la serietà al sacro, per cui non si cade in esagerazioni, vengono subito esaminate, quindi ci aiuta anche ad avere un certo equilibrio, che credo che è importante oggi nel credente avere alcun equilibrio, non cadere facilmente in esagerazioni. Allora, così, ecco, io vi ringrazio, se avete qualche domanda o se no... Se ci sono domande, poi dopo magari vi lascio questo del gelato a Lourdes, così. Che carino, perché l'hanno fatto in francese e in italiano, il materiale che anche lì la provvidenza è incredibile, cioè di così. È incredibile che anche quando ho parlato anche di queste cose mi sono trovato appunto anche in ambienti, dico, non di persone che proprio praticano la fede, ma che si fanno domande intelligenti, sì, cioè che voglio veramente, e che magari vedono che anche noi credenti, almeno chi è credente deve testimoniare, però mi viene da dire anche con un certo equilibrio, con un certo rispetto, stando alla competenza dei luoghi, delle professioni, e veramente per ricercare la verità. Ecco, un ultimo pensiero che vi lascio su cui riflettere: Dino de Samaclou è convinto che la verità è unica. E invece va di moda, anche oggi in Italia, la doppia verità. Secondo me. Oppure anche la verità per l'essere umano, la verità teologica. Questo è tipico anche dell'Islam, il discorso della doppia verità. Ma invece credo che bisogna veramente lavorare che la verità è una. E la verità non è mia o tua, la verità è oggettiva, non è soggettiva. Cioè bisogna ritornare anche a questo pensare oggettivo. Cioè che questa è una bottiglia, non è un canocchiale, non è soggettivo. Se uno dice che no, un canocchiale, invece c'è un medico che magari gli darà una visita, almeno di amicizia, dice: senti, tu che hai visto un canocchiale, facciamo due parole, un piccolo esamino del sangue, cosa che non fai, ecco, insomma, vediamo com'è lo zucchero anzitutto, vediamo un po' la vista, un esame. Cioè, non si può dire, è soggettivo dire che questo è un bicchiere da una bottiglia. Cioè, bisogna anche lì. Grazie.
interessantissimo questa sera. E qui ci sono i libri, spero che approfittiate anche di questa occasione, perché non so se si trovano così in tutte le librerie. Non si trovano in tutte le librerie, c'è una fatica. Tanto io posso dire, questo è 25, ma stasera lo metto a 20. Quindi non, c'è un po' fatica. È la vera che è brava, però c'è una fatica di... È chiaro che a volte alcuni librai dicono no, non sono, non prende nessuno. E invece, devo dire, grazie a Dio, mi va bene. Grazie a Dio. E infatti anche a lui, quando l'ho fatto vedere, pare, in francese, capiranno, ma lei è coraggioso. Dico, perché fare un libro così di questi tempi ci vuole solo coraggio. Io penso anche un po' di incoscienza, però devo dire che, perché adesso quello che poi riusciamo lo trasmetteremo nella traduzione in francese e in inglese. Devo dire, è un servizio che vogliamo fare anche per riflettere, per ragionare. E poi chi vedrà è pieno di, cioè, di citazioni, di riferimenti, ed è importante per avere un quadro completo, anche controcorrente, devo dire, anche controcorrente. Lei sembra un po' controcorrente. Ah, sembra. Se ti posso potrei fare una domanda ancora, per ma lei prima ha detto una frase che mi ha lasciato, lei ha detto che adesso è un po' difficile da ridirla, che praticamente la fede, o diciamo il credendo, va capito attraverso la ragione, sì. Mentre normalmente mi sembra che a un certo punto qualsiasi prete o frate o qualsiasi domanda uno poi si ferma e dice beh no, questo bisogna fare un atto di fede. Allora, qua inizio... quella frase che ha detto lei mi ha stupito, sì. Perché onestamente, cioè, un prete non dice questo, quindi mi sono permessa, perché lei prima di più senza... sì, no, ringrazio la signora. Allora, ringrazio veramente acuta l'osservazione, ma ringrazio perché allora lì bisogna distinguere, se permettete la battuta, la risposta che uno dà da prete, e la risposta che dà invece mi viene da dire da credente, da uomo di fede. Allora, non a caso qua ho iniziato citando Sant'Agostino. Cosa dice Sant'Agostino? Ha delle frasi, ha un pensiero bellissimo, che tra l'altro io da chi l'ho preso? Da Papa Benedetto. Allora, inizia così, Sant'Agostino dice questo: chiunque crede, pensa, e credendo pensa, e pensando crede. La fede, se non è pensata, è nulla. Sant'Agostino, qua nel De Predestinazione Santorum. E poi all'interno cito varie volte in pensieri simili, e tra l'altro devo dire, anche in questo libro ho tante volte cito anche i testi di Benedetto XVI, che sul rapporto tra fede e ragione ha lavorato, come anche Giovanni Paolo II, cioè l'enciclica che ha fatto, che poi in Fede e Conti l'ha fatta Benedetto XVI, Ratzinger l'aveva fatta, no? Comunque sul rapporto tra fede, e anche cito all'inizio di Papa Francesco, lo cito, no? Lo cito. E secondo me, per esempio, anche Papa, sapete che qua in fondo, un po' diverso, ho messo una foto con Giovanni Paolo II, no? A volte la storia è strana. Io solo una volta ho fatto da diacono a Giovanni Paolo II ed era la Madonna di Lourdes. Comunque, e quel giorno mi hanno obbligato, perché io preferivo, piuttosto che andare a fare cerimonie in Vaticano, preferivo studiare, no? Ma il suo ordine... Oblati di Maria Vergine. Sì. Noi siamo studiato giù a Roma. Io ho fatto filosofia. Ma questo sicuramente, sì. Ma sto dicendo il suo ordine, nelle quali sono un pochino particolari, tipo lei, e l'ordine al quale così secondo me si volto. Mi piace, però voglio dire, oppure è lei. Allora, noi stiamo un attimino ritornando al carisma dell'origine. Non so, per esempio, settimana prossima mi viene, io ospito da me, mi viene una donna, una mamma di famiglia, che tanto lavora anche lei su internet, che poi magari posso darvi le citazioni. Questa donna negli Stati Uniti ha un sito di fede che ha 250.000 visite alla settimana. Questa si chiama Chris McCarthy, mi pare. Tanto viene in Italia perché adesso deve andare ospite al sino della famiglia.
Lei è una uditrice di quella che è stata chiamata dai vescovi per essere presente al Sinodo. E venendo in Italia vuole vedere i luoghi del mio fondatore, perché lei è rimasta affascinata, quella mentalità che vi ho detto, che anche sua, vede dal mio fondatore, parlante. E lei è rimasta affascinata da questa mentalità e vuole vedere i luoghi. Allora io andrò a prendere la casella, la porto a Torino, le faccio vedere alcuni luoghi, poi la svolgo perché ho più altre cose da fare. E comunque alcune cose le faccio vedere. Anche il linguaggio. Anche il linguaggio. Ci si capisce. Senza... No, io ho detto, non conosco due lingue, l'ecclesiastichese e il politichese. Mentre... Queste non le conosco. E infatti, quindi cioè nel mio ordine c'è questo aspetto di ritornare. Che è oblati, non ho mai sentito questa lingua. Oblati vuol dire offerti. Sì, offerti a Dio per le mani di Maria. Oblati di Maria. Di Maria Vergine. Non oblati di Maria Immacolata, che sono i nostri cugini. Francesi, no? Loro sì, francesi, ma se no. Ma se no. Quindi ma... oblati di Maria Vergine. Ma vedere perché veramente non. No, no, no. Garantiamo noi per i suoi confratelli. Sì, no, siamo, noi siamo pochi ma ben diffusi. Cioè, noi siamo, stranamente, andiamo molto bene negli Stati Uniti, stranamente. Abbiamo, ho un confratello che è in televisione tutte le settimane negli Stati Uniti. Sulla, noi diamo l'esercizio di Sant'Ignazio. Noi siamo, il nostro carisma è dall'esercizio di Sant'Ignazio. Quindi negli Stati Uniti stranamente andiamo bene, perché è una realtà difficile, Stati Uniti, e poi siamo in Canada, siamo in Brasile, in Argentina, in Nigeria, Filippine, siamo poi Francia, Austria. In Italia siamo in vari luoghi, facciamo più difficoltà, qua a Torino abbiamo la parrocchia Maria Regina della Pace, poi siamo a Carignano, siamo a Pinerolo e a Riù dove vivo io. Poi siamo a Pisa. Lei dice messa facendo... dicendo Vangelo, quindi è dice messa domenica? Sì, sì, però ho casa di esercizi. Adesso ho un buon parroco a più che ogni tanto mi chiama a dare una mano perché domenica scorsa ho fatto. Penso che sia la predica che fa lei sarà particolare tanto quanto. Non lo so, spero di no. Beh, fino adesso però si vede che non mi è andata bene perché Gesù la prima volta che ha fatto la predica l'hanno lapidato. Lo volevano lapidare, a me non mi hanno lapidato, allora devo dire che non va bene. Cioè, perché se Gesù. Perché qui mancano le pietre. Manca le pietre. Perché Gesù la prima volta che. Beh, a me preoccupa, quando dico va bene è un po' preoccupato. Perché Gesù, quando ha predicato, mi è andato male. Quindi. Boh. No, io mi dedico adesso agli esercizi, poi adesso mi hanno fatto direttore dell'apostolato della preghiera. Diocesano. Gli esercizi spirituali? No, è l'apostolato del Sacro Cuore. E quindi fonde la devozione del Sacro Cuore, la preghiera del primo venerdì, eccetera, eccetera. Quindi sto seguendo un po' quello, cercando di dare una mano. Una realtà difficile da questo lato. E poi nei tempi liberi studio, questo già ne ero convinto prima, ma quando Benedetto diceva voi sacerdoti un giorno alla settimana studiate, io cerco di farlo sempre, uno a volte due, cioè in genere cerco di fermarmi anche su due giorni a settimana. E da lì vengono fuori queste ricerche, non perché non ho niente da fare, ma perché sono convinto che bisogna studiare, essere aggiornati. Non dire cavolo, insomma, bisogna veramente. Perché c'è questo rischio del secondo me, c'è il rischio del maledetto secondo me. E invece bisogna avere cultura, preparazione, ma non cultura. Nozionismo. Cioè proprio avere l'odore del greggio, come diceva Papa Francesco, però allo stesso tempo essere preparati. E devo dire che avendo una congregazione internazionale, questo me lo dà. Cioè devo dire me lo dà quando noi ci troviamo, non so, parliamo come va la situazione in Nigeria, che difficoltà abbiamo nelle Filippine, non so come va nelle favelas che abbiamo a San Paolo del Brasile. Non è il problema di sentire la pettegola della parrocchia che ha bisticciato con l'altra pettegola, chi se ne frega. Ma, cioè, a volte c'è cioè, certi sacerdoti ti perdi incavolate, ma che mi importa, cioè. E invece magari si parla di problemi veri, non so, dove hanno fatto la corsa alla maratona, uno dei bambini morti veniva, faceva il chierichetto da noi, per dire, quando hanno buttato la bomba, no? E allora senti dai miei confratelli, familiari, la situazione, come hanno vissuto il dolore, come è stata la reazione in quel momento, tanto tipicamente americana, ai feriti poteva avvicinarsi il psicologo ma non il sacerdote, questa è la situazione tipicamente americana. Sì, perché loro non sono psicologi. Questo è il, infatti io
capisco che i psicologi li voglio bene, ma quando cade l'aereo dice arrivano i psicologi, oh, vorrei andare anch'io per sentire cosa li raccontano. Anch'io, sai, curioso di sentire il momento. Veramente vorrei sapere cosa. Curioso, se li prescrivono medicina o se, non so, qualche psicofarmaco. Così la droga va avanti nel mondo, qua, va certo. Legalizzata. Quindi c'è questo. Così allora si parla di questi problemi e io devo dire, ci allarga un po' la mente. Ecco, devo dire, ci allarga la mente. Ci invito a pensare. Il mio fondatore diceva di guardare tutto il mondo come la propria patria. E lo diceva nel, tra 700 e 800. Guardare tutto il mondo come la mia patria. Quindi, e noi, diciamo così, è importante. Allora cercare anche di non essere banali nelle risposte. Non so, io sono stato, ho avuto la fortuna, proprio facendo gli studi, mi hanno chiamato in Nigeria, a un certo punto io ero lì, che io il sole in Nigeria non l'ho mai visto, sono andato in Africa il sole non l'ho mai visto, perché avevo sempre polvere del Sahara, sono andato in febbraio, ma non ho mai visto il sole in Africa, ce l'ho visto su delle aeree, ma giù non ho mai visto il sole, terra del sole. E a un certo punto vedevo sabbia, andavo a dormire, sembrava di dormire nel deserto, ma era lontano. Io guardavo questa sabbia che di là fa, padre, uno mi parlava in inglese ma capivo bene, no? Dice, padre, vedi questa sabbia? Dico, sì, sa cosa porta? Dico, sabbia? No, porta tutti i vostri detriti di nucleare che voi italiani ci buttate nel deserto. Io, e stai zitto. E quindi noi ci lamentiamo dell'Italia, tutta una discarica di inquinanti, ma quanti li buttiamo in Africa? Noi italiani, ovviamente di questo in Italia non se ne parla, come vendita delle armi, cioè noi ci sentiamo italiani brava gente, poi ci sono tante cose che noi facciamo nel mondo, cioè per anche lì mi ha colpito, però poi dico, che dico? Non dico niente. Che dici quelle situazioni? Oppure anche quando ritornavo dall'aeroporto della Nigeria in Italia, ho passato 7 controlli esagerati di militari. No? A un certo punto un militare doveva fare in inglese, non è inglese facile, è semplice. Allora dico in Italia, mafia! Che cosa l'aveva detto bunga bunga. Però l'Italia è tutto. Adesso questa è una delle cose che io andando in giro sento dire, no? Ma l'Italia è un paese corrotto. Quando lì recente adesso hanno raggiunto Bunga Bunga. Adesso con Renzi forse cambiamo, non so. Però c'è stato un momento in cui Bunga Bunga era legato alla mente all'italiana. Allora cioè anche girare, vedi le cose da un'altra parte, che poi anche lì mi ha colpito, questo mi ha detto così. Ok, vabbè, e stai anche lì che fai? Stai zitto. Perché a parte che non volevo prendere l'aereo, ma poi non è che posso dire no, l'Italia è un paese pulito, che okay, andiamo, e poi dopo trovo un'altra signora invece che vede, lei è prete? Dico, sì, dove va? Italia? Sì, contenta, mi dà una benedizione davanti a tutti i militari, tutti, dico, ma questa mi prenderà in giro? Dico, sì, gli do una benedizione, lei mi dice, ma come, la benedizione non me la dà? E dico, sì, no, ma adesso me la devi dare. Dico, ma mi prenderai in giro, rischiamo. Allora, dopo una prera, tutti i militari in silenzio. Sono uscito dall'aeroporto come il Papa. Dico, e non ero niente, cioè dico, a volte trovi di tutto, dici, quello prima, italiani mafiosi. Quelli dopo, contentissimi di aver ricevuto la benedizione di un prete che tornava in Italia. Allora dice, ammazza, sono le due così, no? Così. Allora diciamo, questo della mia congregazione ci favorisce anche in quello, favorisce, non so, se io riesco adesso settimana, tra 2 settimane dovrei riuscire a fare un salto di nuovo, dove devo andare per fare altre ricerche, stiamo facendo delle ricerche. Mi ha chiesto il dottore di approfondire alcune cose, no? E vabbè, facciamolo, ormai sto cavalcando, vieni a cavalcare, poi chiuderò con Lourdes, non è che... Guardate che non va fare. Beh, ma comunque, andrò, devo fare questa ricerca, ma già so che passo a Nizza, dove ho i miei confratelli, e sentirò da loro. Loro sono francesi e canadesi. E mi piace sentire da loro come va la situazione, la chiesa, i problemi, che cosa stanno vivendo.
Cioè tu qua dall'Italia senti delle cose, quando vai di là è uno scambio. È uno scambio. Scambio, come loro vedono l'Italia. È interessante vedere il telegiornale, adesso è cambiato, no? Ma anni fa quando vedevi il telegiornale della Francia, cosa diceva dell'Italia, dicevi cambiamo canale. Ecco, boh. Però serve anche quello, ecco, serve sentire le varie mentalità, quello che è importante. E poi soprattutto anche lì unirsi con tutti gli uomini di buona volontà, questo è importante. Cioè, da un lato anche questa mia ricerca io l'ho fatta perché quando io faccio la ricerca per me è molto importante anche, non so, studiare la letteratura dell'epoca, cosa hanno scritto. Se vuoi capire un'epoca devi sempre leggere poeti, letterati, questi sempre, romanzieri sempre, questo ti aiutano, gli artisti, i pittori, chi erano i pittori dell'epoca, no? Veramente andare a capire. Qua parlo anche di alcuni pittori, cioè capire cosa dicono nel periodo, aprire gli orizzonti, perché a volte l'artista è un profeta, ispirato da Dio, magari, però allora anche queste ricette mi piacciono molto per allargare la mente, infatti io lo faccio e devo dire spiritualmente si è arricchiti quando si fa vera ricerca della verità, si è sempre arricchiti. Questo. Devo dire anche in quello, anche nei viaggi sono stato favorito, quando anche anni fa ho viaggiato in Birmania, quello è un mondo anche interessantissimo, quindi incontro col buddismo o con anche altre religioni, insomma, ma quello è interessante, la ricerca della verità. Grazie.